Da qualche settimana in libreria c'è il nuovo libro scritto da Lorenzo Del Boca, che giornalista, è giornalista e storico. L'ultimo libro è il maledetto libro di storia che la vostra scuola non vorrebbe mai farvi leggere. Perché questo titolo? Perché Lorenzo Del Boca è sempre molto critico su come vengono letti gli eventi della storia, sul fatto che così <ride> diamo sempre un'aura di eroismo a tutti lui è particolarmente critico sulla cassa Savoia, sui Savoia. Ha già scritto un libro Maledetti Savoia. Allora, siccome a dicembre ci sono state le polemiche per il rientro della salma di Vittorio Emanuele III, che riposa adesso in Piemonte, siamo andati a sentire Lorenzo Del Boca, che cosa ne pensa? Ma siamo andati ad intervistarlo davanti al Pantheon, dove riposano gli altri Savoia, e poi siamo entrati al Pantheon e abbiamo anche sentito il presidente delle Guardie del Pantheon, delle guardie d'onore del Pantheon, che fanno appunto la guardia d'onore ai Savoia. Andiamo a sentire allora. Alle nostre spalle il Pantheon. Il tempio dove sono sepolti alcuni dei sovrani d'Italia di Casa Savoia. Ad oggi grande discussione in Italia per l'arrivo delle spoglie di Vittorio Emanuele III e della regina Elena. È con noi uno storico, un grande giornalista, di grande esperienza, che da sempre critica eh, come siano eh, concepiti e poi scritti i libri di storia che sono sempre osannano e tu invece vai ti do del tu perché insomma è stato il mio Presidente al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, quindi insomma c'è una. Oh, uh, insomma anni confidenza. Di, di confidenza e di collaborazione. Dicevo Presidente, tu invece sei sempre molto critico. Come leggi questa ultima pagina di storia? Io in effetti non sono tenero con Savoia. E, e mi lamento del fatto che la storia ufficiale è così indulgente per esempio nei confronti di Vittorio Emanuele II, eh, persino anche di Umberto I eh, Vittorio Emanuele III l'hanno abbastanza maltrattato ma gli altri trattati troppo con i guanti bianchi però di fronte alla morte e di fronte a, a, alla fine della vita un po' di indulgenza bisognerebbe utilizzarla e metterla in atto credo che le polemiche debbano essere fatte nelle pagine dei libri di storia però di fronte a bara eh, immaginare delle polemiche e delle divisioni mi sembra eccessivo io, il primo libro che ho scritto sui Savoia si chiamava Maledetti Savoia riguardava il risorgimento ed è avvenuto eh, la pubblicazione più o meno quando si parlava del rientro dei Savoia e tutti mi chiedevano lei sarà contrario all'arrivo dei Savoia? No, io sono favorevole all'arrivo dei Savoia perché io la polemica la faccio nei libri di testo, e però cosa, cosa abbiamo paura di due persone che vengono dalla Svizzera? Cioè, se l'istituzione è così forte, non gliene importa niente di questi due. Se ha paura dei due, il problema è dell'istituzione, non dei due. Adesso di fronte alla morte, dice non vogliamo la salma, ma cioè, parce sepultos, lasciate che, se che venga seppellito dove vuole, però raccontiamo la giusta, perché anche su Vittorio Emanuele III. Eh, le critiche sono pesanti, ma, ma dicono ancora poco di quel che si potrebbe dire. Perché criticano che ha firmato le leggi razziali, che ha lasciato eh, scendere il fascismo, ma, per esempio, non dicono che la prima guerra mondiale è colpa sua, che l'ha voluta lui, Salandra e Sonnino. Non dicono che l'arresto di Mussolini a casa sua nel suo giardino non è un'azione da re. La stessa regina Elena lo contestò, gli disse: Guarda, che stai facendo una cosa non regale. La fuga dopo l'8 settembre. L'8 settembre coraggiosamente fuggirono lui, Badoglio e tutti quanti con un ordine del giorno, arrangiatevi. E l'Italia si arrangiò con una guerra civile che durò due anni. Perciò ce ne potrebbero dire ancora di più di, eh, di Vittorio Emanuele III, però scriviamole, no, no, non stiamo a polemizzare sulla bara. Sì, infatti, quando facevo cioè, riferimento alle polemiche, eh, oramai sono, riposano: le salme sono state riportate, eh, i sono stati riportati in Piemonte, ma adesso si parlava, chiedono eh, che vengano, eh, vengano qui al Pantheon. Ecco perché siamo davanti al Pantheon. Ma al di là di questo, c'è un, un giudizio storico. Eh, tu, ultimamente, hai pubblicato un nuovo, un, un, un nuovo libro eh, che ci aiuta a leggere in modo Diverso la storia, tu dici che è sempre troppo eroica. Eh, eh. Troppo retorica, cioè la, la storia che si studia a scuola è vagamente parente con quello che è successo davvero. Ampollosa, retorica, piena di eroi perché c'è bisogno, de, bisogno del mito, non si racconta la realtà, si fa della mitologia. E, 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 la storia sarebbe importantissima, maestra di vita, perché ci, ci mostra gli errori del passato e quindi ci invita a non commetterli più. Però se, se la storia la tarocchi e la racconti come ti sarebbe piaciuto che fosse avvenuto, è logico che tu l'errore non soltanto non lo riconosci e quindi non lo correggi, ma lo ripeti e lo amplifichi. Ma scuola, se si studiasse... Eh, scuola, Coscientemente lo scandalo della banca romana è di fine 800, secondo voi la banca Etruria, eh, la, la banca Veneta, la banca si È la stessa cosa. Tan logo stampava tre volte le, 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 la carta moneta, perciò c'aveva riserva Aura per una, lui ne stampava tre. Questi qui invece mandano in giro dei titoli tossici non esigibili. Ma vedi tanta differenza? Una era carta straccia, l'altra è carta straccia. Eh, studiare bene una, eviti l'altra, se non la studi, eccola qui di nuovo. Amici? Presidente, una volta che ho fatto un servizio presso l'archivio storico della Camera dei Deputati c'erano tutte le carte, gli incartamenti che riguardavano proprio la prima guerra mondiale e lì eh, si denunciava il fatto che a quei poveri militari venivano date scarponi di cartone eh, e cose del genere. È terribile perché poi si parla poco invece de, dei martiri. Ecco, questa è la, la, la chiesa di Santa Maria de Martires. Forse qui, qui bisognerebbe fare qualcosa per tutti i morti, che hanno, per tutte le persone, per tutti i giovani, perché erano giovanissimi che hanno combattuto e sono morti per il nostro paese, per la nostra libertà. Eh beh, è chiaro che ci vuole un momento del ricordo, ricordare quelli che inconsapevolmente... Eh, rispondendo a un dovere che sentivano dentro anche se non lo condividevano, perché la guerra mondiale, la prima specialmente, non la voleva nessuno, non la volevano i contadini, non la volevano i cattolici, non la volevano i socialisti, non la volevano gli generati, non la voleva il Parlamento, non la voleva il governo, la voleva Sonnino, Salandra e Vittorio Emanuele III. Tant'è vero che quando si trattò di andare in Parlamento per dichiarare la guerra, Salandra si accorse che la maggioranza non ce l'aveva e dette le di dimissioni e il re trigò così tanto in modo tale da farsi rifiutare dal nuovo Presidente del Consiglio l'incarico in modo da riattribuire a Salandra il compito di andare in Parlamento e di farsi dare la fiducia. Fiducia che nell'ordine del giorno non, non parlava né di guerra né di Stato di guerra, tutti sapevano che voleva dire quello, però non c'era scritto e quindi Vittorio Corresio... Scrivendo un libro che ha 20 anni di vita, con lei è morto una ventina di anni fa, parlò del primo colpo di Stato, prima ancora di Mussolini. Perciò, capisci, è logico che quelli che andarono in guerra, andarono in guerra col collo storto perché non gli interessava di andare e andarono impreparati perché erano contadini e non guerrieri e andarono disarmati perché non c'erano munizioni, non c'erano fucili e giustamente non c'erano nemmeno le scarpe, perché mettevano il cartone nelle scarpe e pensa. Con le scarpe di cartone in una trincea dove il fango arrivava al ginocchio. Cioè, un, un, un sacrificio veramente gratuito per, per, per delle cose che poi erano, erano sentite soltanto nella testa di alcuni. Liberare Tretto e Trieste. Ma... Trento e Trieste eh, parlano sloveno e tedesco ancora oggi, hanno tirato bombe fino al 1960 perché non volevano che la RAI mandasse trasmissioni in lingua italiana. Ancora oggi il 60% sono austriaci. Il nuovo governo austriaco dice che gli darà la doppia cittadinanza e gli altri dicono grazie. Ma liberati di che? Come si dice a Roma? De che? De che. <ride> Vi sapete tutte le volte una puntatina la facciamo sui giovani. giovani No, adesso sì, degli adolescenti e poi anche più avanti. Cioè, cosa. come capiranno il Paese questi, questi ragazzi? Eh, bisogna farglielo capire, torno a dirti, se i libri sono taroccati non lo capiranno. E gli sembrerà una cosa raccontata molto lontana, molto astrusa, molto poco plausibile, perché la storia è poi la cronaca di cento anni fa. Allora loro vivono una cronaca che, ovviamente, capiscono: no? il marito che ha ammazzato la moglie, eh, il furto di questa cosa, la rapina. Poi leggono una storia che, 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 che sembra scesa egeliana, no? cioè la grande idea che che passo dopo passo scende per i rami e si realizza, cioè Cavour, il tessitore, nasce tessendo e muore tessendo e ha tessuto tutta la vita, perciò non la capiscono e in effetti sarebbe necessario fargliela capire, perché il cioè, problema giovanile oggi, adesso noi diciamo della polemica di Vittorio Emanuele III, ma ti pare che dobbiamo polemizzare su Vittorio Emanuele III col 40% di disoccupazione giovanile? Con, con un lavoro che non sappiamo quale fare, fare ai figli, ai nipoti, con un debito pubblico che ci sommerge. Con, cioè, no, a questi giovani corriamo il rischio di precludere il futuro non raccontandogli le giuste. Vittorio Emanuele II, padre della patria. Ci troviamo al Pantheon, il tempio dedicato a tutte le divinità, eh, basiliche di Santa Maria de Martires. Eh, e qui sono sepolti, queste una, sono sepolti i, i re d'Italia. Ci vuole però far capire cos'è questo Pantheon. Il Pantheon è una chiesa, è essenzialmente una chiesa oltre che una grande attrattiva turistica di Roma. Ricordo che l'anno scorso il Pantheon è stato visitato da 7.400.000 visitatori credo al 90% stranieri, di italiani ne entrano purtroppo pochi, di romani veramente pochi. Il Pantheon ospita la tomba di Raffaello, la tomba dei primi due re d'Italia, Vittorio Emanuele II e Umberto I, e la tomba della regina Margherita, che fu la prima regina d'Italia, moglie di Umberto I. Vittorio Emanuele II era già vedo quando eh, divenne re d'Italia. Eh, I sovrani d'Italia sono sepolti qua. Per una delibera del Comune di Roma, una delibera presa alla morte di Vittorio Emanuele II, il 9 gennaio 1878, per il Comune di Roma dovevano essere sepolti qui tutti i re d'Italia. Lei è il presidente del, delle guardie d'onore, ecco, addirittura guardie d'onore? Sì, perché appunto. Nel 1878, alla morte di Vittorio Emanuele II, un gruppo di ufficiali che avevano partecipato alle campagne del risorgimento eh, desiderarono unire i vari comitati di veterani che esistevano allora, i veterani delle campagne del risorgimento, e eh, riunirli in un unico ente. Progenitore del nostro per assicurare un servizio di guardia d'onore da parte di quegli ufficiali, appunto, alla tomba di Vittorio Emanuele II, che fu il protagonista indiscusso all'epoca del nostro risorgimento nazionale che portò alla unità dello Stato italiano. Allora. Per tutti gli amici di tutta Italia che verranno a visitare il Pantheon, adesso la telecamera riprenderà questo splendore, questa idea magnifica di questo tempio, io la ringrazio, è, è bello essere guardia d'onore comunque. Ah, per noi sì, per noi è un attributo alla nostra storia e è la manifestazione di un rapporto di devozione verso Cassa Savoia che portò all'unità d'Italia e che ha cercato negli 85 anni di regno di rendere grande l'Italia. Ci sono stati in quegli 85 anni ombre e luci, noi pensiamo che le luci siano state superiori alle ombre e eh, tuttora teniamo a manifestare la nostra devozione ai nostri sovrani. A tutti e quattro, i reditarie e alle tre regine che abbiamo avuto. Grazie per averci seguito. Se volete eh, risentire, rivedere queste interviste, le trovate sul nostro portale rete news2.0.it. Grazie.